Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con le mie amiche che già conoscete perché abbiamo già provato molti snack e come avrete già letto dal titolo, oggi andremo a provare degli snack di un altro paese estero che è rullo di tamburi, la Romania. Sì, sì. E qua abbiamo l'ospite speciale, la console. La console rumena, ovvero Bună ziua. Bună ziua. Buongiorno. Volevo fare l'intro in rumeno, ma vabbè, ormai è andata così. Vabbè. Ah, no, vai. No, vai, dai. Facciamo tutto. Va bene, dai, rifacciamo. Ciak. Bună ziua. Tipo konnichiwa. E comunque niente, oggi andremo a provare molte ghiottanze e dobbiamo iniziare, ragazzi. Scegliete voi. Io. Vai, scegli. Questo. Ma cos'è quella scatoletta per cane? No, sorpresa. Questa ghiottanza qua, che praticamente cosa sono? Delle chips maestrul, è un elefante disegnato. Sono delle chips che, di cipolla o patatine che sanno di cipolla, non lo so, con miele. Secondo me buone. Sono buonissime. L'odore è buono. Dai, queste sono buonissime, esatto, sicuro. Alla salute. Cheers. Cheers. Buone. Wow, che buono. 10. Wow, 10. È sempre meglio. Proprio dolci, cipollosi ma non troppo. No. Sanno un po' delle Pringles verdi senza lasciarti la fiatella. Esatto, delle è vero. Verdi. È vero. Buone. Top 10. Cosa andiamo avanti? Voglio scegliere io. Vai, scegli tu. Zan zan zan. Adesso l'Asia ci spiegherà che cos'è perché non lo so. Allora, si chiama Salat Cuicre. In pratica sono tipo uova di pesce. Uova di pesce? Brava teta. Me. Penso ci sia la cioè è tipo maionese e uova di pesce. E questo è di il pesce si chiama Ering. Ring. Cipolla, no, ma io lo prendo e buono. È buono. Buono. Speriamo. Salata con le uova di Ering e cipolla. No, non abbiamo letto niente. Sono molto fiduciosa. Io sono molto fiduciosa, invece, dai. Se l'Asia ha detto che è buono, lei l'ha già mangiato. Sul pane. Questa, ragazzi, è la consistenza. Bravo. Un po' così, un po' Philadelphia, ma non è Philadelphia. Cheers. Ah, un po' di pesce. Madonna. Porca Però mi piace. A me piace molto. Non riesco a capire se mi piace o no. Neanche io. È molto agliosa. Però mi piace. All'inizio ti arriva proprio la ringa. No, è vero. Poi senti tutta la cremosità, la cipolla, l'aglio. Questo ti lascia una bella fiata, Sei. Una bella fiata. Sei. Dovremmo provarlo con queste. Allora, vi dico, non speciale, però niente male. Io gli do un 6,5. Sei. Mi piace, ragazzi. No, ma ci sta, però. Io gli sparo un 8,5, mi piace proprio tanto. Anche un po' di più, 9. Sono abituata a mangiarlo. Vabbè, richiamo della patria. Sì, giusto. Così. Go. Bene, prossima chi sceglie? Vai, Lal, scegli tu. Io voglio provare questo paccone. Ah, i bufuleti. Con sorpresa. Mega sorpresa. Ecco qua i pufuletti. Sono delle belle patatine. Che cosa sono? Simili ai Dixie. Tipo Dixie, esatto. Con sorpresa. Pufuletti. Dov'è la sorpresa? Questo è lo snack dei bambini proprio. Ma in fondo proprio. Devo mangiare i pufuletti prima. No, l'ho presa. Ah no, ma tipo è un caleidoscopio. Bello. Oh, prezioso. Sì. Ecco, questi sono i pufuletti. Grazie, ne prendo due. Sembrano tipo quelli per sai, i pacchi. Sono buoni. Da mettere dentro i pacchi. Con il polistirolo. Sì. Questo è il pufuletto. Cheers. Beh, me li ricordavo più buoni. Ma sono Cioè, sai, riesci a
dei Dixie asciutti senza il sapore di formaggio. Di formaggio? Cioè, sono dei Dixie insipidi. Insipidi. Però non sono male, cioè io li mangerei. Sì, anch'io. Senza che ho molta fame. Ma perché si sciolgono? Si sciolgono. Una affamata. Ma poi in un secondo si sciolgono, non fai in tempo a morderli che è vero. Però, aria. 5 e mezzo, solo perché ho dato 6 e mezzo a quello là che mi piace molto di più. Quasi quasi cambio a 7 quello là. Però sì, non male, cioè comunque non sono cattivi. 6 io gli do. 5 e mezzo. 4. Niente, puntone. Vabbè, la cattiveria della Fran è risaputa, sì, risaputa. Sì. Se guardate gli altri video, vedrete la cattiveria. Stateglia? Ah, no, io voglio assaggiare quei salsiccioni. Oh. Assaggiamo i salsiccioni. Prossima pietanza. Due bei salsiccioni. Che si chiamano Asia? Cabanos. Cabanos, una delle due pronunce. Carnazzi, salsicce. Cornazzi. Cornazzi affumati, cioè salsicce affumicate. Ma sarà un wurster. È tipo, esatto, un wurster affumicatone. Buono. Questo è buono. Sì, sì. Cheers. Wursterino al tuo tesino. Mm-hmm. Buono. Buono. Mi piace moltissimo. Ce ne sono anche meno affumicati, eh. Beh, ma è così affumicato più. Buono. Buono. Eh sì, legnone. Di legno di faggio. Normale, sa di wurster al totesino, dai. Con anche la pelle croccante. Vero? Sì, buono. Buono. Bene, che voti gli diamo? 9,5. 9,5 anch'io. Io gli do 8,5, dai. E gli do un bellissimo 8. Sì, dai, onesto. Asia, io... Onesto. Io comunque, ragazzi, dopo tutta questa affumicatura non mi sento di andare sul dolce, vi dico la verità. No, io continuerei col salato, sì, e sì, poi sì, dopo alla fine facciamo allora il dolce. Allora c'è solo una scelta. Siamo pronti per la prossima cosa salata. Ragazzi, questo fa un po' paura. Invitato speciale, mais. Esatto. La scatoletta di patè di pollo, ragazzi, che ridere. Però, come ci dice l'Asia, la grande console rumena, sì, è molto tipico. Sì. Quindi cosa fai? Provi i cibi rumeni e non provi il patè di pollo? Non puoi. Nella scatoletta. Non puoi. C'è anche di maiale. No. No, fai ben vicino, vai bene. Mamma mia. Questa è proprio la scatoletta di mais, eh. Questo è cibo di gatto. Sì, sì, sì. Cibo di gatto. Io non lo voglio usare, non lo mangio. Ne prendo una buona quantità perché comunque, cioè, insomma, facciamo le cose fatte io bene. Io qua abbonderò. Coraggio. Che coraggio. Abbonderò. Proprio l'impronta della... Ma però, dai, sul pane non sa di cibo di gatto. Come si dice salute in rumeno? Sănătate. Sănătate. A me piace. Troppo dolce però, perché è così dolce? Non è cattivo, eh? No, è cattivo. Sapore della mia infanzia, lo mangio, cioè, sempre da mia nonna. Non lo mangerei mai. Cioè, non è eccezionale, dici che buono mangiare tutti i giorni. Però rispetto a quello che pensavo, cioè rispetto al sapore che mi immaginavo, è 100 volte migliore. Buono. No. No. Io ho questo da un bel 4. Sono molto imbarazzata. Te, Rampo, sei senza parole. Lo schifo. Io sto processando perché... dolce. 4 come le uova di pesce. Vai, ciao, e tu? No, allora, meno le uova di pesce mi sono piaciute molto. Non lo so, no, dai, 5. Io 8,5, ragazzi, sono i sapori della mia infanzia. Tu cosa hai detto? 4. Mi aspettavo uno 0. Vedi, tu sei più buona della Pram. No. La Pram è di 0 che spara, se c'è bisogno. No, mi tengo per i dolci per dare uno 0. Ma andiamo via al saporazzo. Mm-hmm. Con questo bel succhino rumeno. Eccolo qua con un bel orsetto che ci saluta. C'è da dire che io volevo prendere più bevande rumene, ma a quanto pare la bevanda tipica rumena è la birra. Solo birre. Comunque questo è un succo al miele, carote, lamponi. Mar cos'è? Mar vuol dire mela. Ah, mela anche. No, non faccio espressioni. Abbiamo bevuto di peggio. Ma io la birra al burro. La burro birra? Dai, non era cattivissima, no, la burro birra. Come siete state tutte catastrofiche. Puoi dire? Spacca. Ne voglio buono. Cremoso. Buono, buono. Però non lo so, ha qualcosa di strano. Dolcione.
Buono, è cremoso, non lo so. Sì. No, non è cattivo, fatemi assaggiare. Buono. Però cos'è questo sapore? Sarà la cipolla di prima. Ma sarà il patè? Non lo so. Buono, ma mi aspettavo meglio, perché a me le cose al lampone mi fanno volare via di solito. Buono, questo non mi fa proprio volare, però buono. Forse perché non c'è solo il lampone. Io do 9,5. Ah, perfetto. 9,5. Io do un 8. 8,5. 8,5. Bene, passiamo al prossimo, scegliete. Dolci. Questo. Ah, l'infanzia. L'infanzia. Un pezzo di infanzia. L'infanzia della Mirella, mia mamma. Questo è il prossimo dolce, ragazzi. Un bel mattone. Infatti si chiama Batonur Copilorie, che vuol dire il mattoncino dell'infanzia. Ah, veramente? Ah, si chiama, cioè, sì, l'infanzia dentro. Sì, sì, Copilorie vuol dire dell'infanzia. Okay. E cosa c'è dentro? Cioccolato. Cosa? È cioccolato farinoso. Ah. Non lo so, in teoria non c'è niente. Vabbè, me lo aspettavo più duro. L'odore non mi fa volare, ve lo dico. No. Non posso dire cosa sembra. Cosa sembra? Ah! Anche buono. Esatto, un bel colore. Cheers, ragazzi. Mi piace. No, non è così però. Allora, neanche. Aspetta, cambia il sapore. Sa di caramella mu. Esatto. E non sa di cioccolato, infatti mi piace un botto. È buono. Primo impatto non mi è piaciuto, Primo morso che ho sentito mi sapeva un po' di vecchio, un po' di cioccolato vecchio. Sa di caramello, non bisogna aspettarsi proprio cioccolato puro. Un caramello di cioccolate. Esatto. Sì, lo lascia un po'. Sì, un po' tamugno, un po' peso. A me non mi è dispiaciuto. Io però. E quando la Laura prova il cioccolato, vuol dire che non sa di cioccolato. Che voti diamo? 8. 7,5. Do 7. 7,5 do. Questo sì, perché mi è piaciuto, però primo impatto non tanto. Tu, Leo? 8,5. Bene. Bene, ragazzi, io direi di passare a questo, che questo è proprio con la bandiera addirittura. Guai, Perché? Da dirlo. Cosa? Rom? La merendina rom alla prugna anche. Perché qua c'è... Praitura, cu crema, rom, si prugne. Progitura. Vuol dire dolce, dessert. Ah, dessert con crema di rum. E qua abbiamo già detto tutto. Ah, la fiesta. Terribile. Terribile. Senti che odore di rum. No, che vero. Questo è l'interno. Questo sa proprio di rum, di fiesta, no. Terrible. Vabbè, salute. Salute, Natale. Allora, non mi piace, però io i dolci con l'alcol proprio non ce la faccio. Però c'è la crema di prugna dentro che dà un po' un sapore più buono. Anche la crema di prugna. Ma secondo me, cioè, anche a me anche tipo la zuppa inglese. Anche a me, perché proprio se piace, forse è buono, Vale. Secondo me è peggio la fiesta. La fiesta è peggissimo. È peggissimo. No, è vero, c'è la prugna, aiuta. Con la prugna diventa quasi decente, sì. Cioè intera non la mangerei mai, ma neanche. Quasi, cosa dici? Sta di discoteca quando hai 16 anni. Ecco, di bevi la tequila. Ecco. Io gli do un 5. 4,5. Sì, 1. Questo proprio no, veramente bocciatissimo. È ancora qua. Manca l'ultimo pezzo. Bliss, un bel wafferone con dentro del torrone con gli arachidi, può essere. Comunque enorme. Arachidi e miele. Madonna. Ah, proprio pensavo fossero due tipo uno sopra l'altro. Cioè, è un tocco unico. Interessante però, mi piace. Sì, è simpatico. Questo è lo stuzzichino. Questo è il wafferone, una bella merenda da portare a scuola, grande come la faccia. Se ti sbatte per terra, no. Rotto così. È tipo un Nokia. È torrone morbido, tipo marshmallow, non come il nostro. Però odore di arachide. Questo non sa di infanzia. Non l'ho mai mangiato. Oh, bello. Sa di sneaker però. Buonissimo. Buono. So già. Anch'io so già. Anche secondo me è molto buono. Sembra un po' il marshmallow fluff. Com'è che si chiama quel bagaglio? Fluff. Bene. Buono. Arachidone. Sto digerendo la salsiccia. Cheers. Cheers. Wow. Wow. Mi piace.
Mi piace, pure a me. È quel connubio dolce-salato che ci sta sempre bene. Adoro. Questo è il dolce migliore. Oh, abbiamo iniziato in bellezza, richiuso in bellezza. Pensa a te. Il centro è stato difficile. Tortuoso a tratti. Alti e bassi. Davvero buono. Io al primo ho dato 10, a questo do 9, ma solo perché preferisco le cipolline di gran lunga. Però buonissimo, 9. Anch'io un bel 9. Anch'io 9. 9. Buonissimo, super top. Unanime. Tutte d'accordo, molto contenta. Cosa ne pensate di questa esperienza? Vabbè, io sono un po' di parte. A me le robe che a voi non sono piaciute... Sono piaciute? Sono quando ero piccola. La stecca dell'infanzia. La mia nonna. No, io sono contenta. No, vabbè. Alla fine anche il patè non mi piace, però... Si mangia. Ma sì. L'uovo di pesce non mi piace, ma si mangia. Cioè, sì. Secondo me questo è stato il try snack più soddisfacente alla fine. Beh, sì, forse. Forse al pari di quello cinese, però tipo molto più soddisfacente di quello americano. È stato tremendo. Ma di stecco. Tutto che sapeva di finto. Sì, cioè, alla fine qua sono dei sapori buoni. E poi tutti diversi, comunque. Abbiamo fatto una grande scelta, secondo me. Abbiamo vinto anche il premio. Gli snack rumeni, cioè, non sono una cosa che vedi tutti i giorni, quindi è bello averli provati. Sono contenta con la rappresentante sì, con lista. Esatto. Bene ragazzi, ciao. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto fare questo viaggio di sapori insieme a noi. Fateci sapere se volete rivederci in un altro video in cui proviamo snack di altri paesi, non lo so, ci penseremo a quali paesi. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, e mettere like e commentare come sempre. Detto questo, vi mandiamo un bacione e ciao. Adesso chiudiamo il video e mangiamo le patatine alla cipolla.